È stato risolto in meno di 24 ore il caso dell'omicidio dell'autotrasportatore indiano di 59 anni, Harpal Singh, ucciso a coltellate nella serata di venerdì a Seano, nel comune di Carmignano, in un parcheggio della zona artigianale. I carabinieri nella serata di ieri hanno fermato due uomini di 22 e 30 anni, entrambi pakistani, domiciliati nella provincia di Prato e collaboratori della vittima. Stavano fuggendo all'estero quando sono stati intercettati su un treno che viaggiava verso Torino. Gli investigatori hanno ordinato lo stop del convoglio a qualche decina di chilometri dal capoluogo piemontese e per i due sono scattate le manette con l'accusa di omicidio. La svolta è arrivata dopo una nottata e un'intera giornata di indagini, intercettazioni, ricerche in tutta Italia a caccia dei due pakistani che da venerdì sera mancavano all'appello. La vittima, assieme al figlio che ha scoperto il cadavere, era arrivata dalla Lombardia per caricare la merce prelevata nei pronto moda cinesi e destinata al mercato tedesco. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due pakistani hanno contattato il 59enne e hanno concordato un appuntamento in via Torricelli. Qui è scattato l'agguato con una serie di coltellate che hanno ucciso l'autotrasportatore praticamente all'istante. Poi la razzia dei soldi che l'uomo aveva in tasca, 10.000 euro, parte dei quali sono stati trovati addosso ai due insieme al telefonino della vittima. Decisive per la soluzione del caso le immagini delle telecamere di videosorveglianza sotto le quali si è consumata la brutale aggressione.